amici, buongiorno a tutti. Ecco, oggi è giovedì della quarta settimana di Pasqua, la settimana di Gesù, il Buon Pastore. E nella liturgia del Vangelo noi facciamo un ulteriore salto. Adesso arriviamo al capitolo tredicesimo del Vangelo di Giovanni, quindi siamo nel contesto dell'ultima cena, subito dopo la lavanda dei piedi. E la liturgia ci farà soffermare in questo contesto, in questa realtà, fino al giorno della Pentecoste. Ossia, dopo di aver ascoltato spesse volte il Signore Gesù in questi giorni che ci ha chiesto di avere fede in Lui, di ascoltare la Sua parola, di accoglierlo, ecco che attraverso la liturgia è come se noi adesso ci sedessimo lì, accanto a Lui, nell'ultima cena, per ascoltare più attentamente le Sue ultime parole, il Suo testamento, le Sue ultime raccomandazioni. E questo suo testamento, il Signore inizia, lo sappiamo già, con la lavanda dei piedi, ossia Lui, il Maestro, il Buon Pastore, è colui che si mette a servizio, colui che ama tutti, lava i piedi anche del traditore, e ecco che noi arriviamo al Vangelo di oggi. Gesù fa quello gesto lì, come un esempio, quello che ho fatto dovete fare anche voi, ed ecco che noi arriviamo al Vangelo di oggi, dove il Signore dice, in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Ossia, nel Vangelo di oggi, il Signore Gesù sta inviando i discepoli. Ossia, le ultime parole del Signore, il suo testamento, è una preparazione per poter inviare i discepoli e fare diventare i suoi messaggeri. E questo perché? Perché il grande problema del popolo di Israele, e nostro anche oggi, ce lo fa vedere l'Antico Testamento, soprattutto il profeta Ezechiele, erano solo i cattivi pastori, ossia quelli che dovevano pascere il popolo di Dio, che erano responsabili per il popolo di Dio, invece di pascere erano più preoccupati di loro stessi, di soddisfare, di riempire il loro ventre. Il Signore Gesù è venuto proprio per risolvere questa situazione, per prendere la situazione in mano e diventare lui stesso il pastore. Ed ecco che il Signore sta ricordando ai discepoli che, attenzione allora, voi quando sarete inviati, non sarete inviati a nomi propri, ma sarete inviati a nome mio di chi vi ha mandato, sarete inviati a nome del Padre mio che ha mandato me e io mando voi. È quello che noi vediamo nella prima lettura di oggi, in questo primo viaggio, in questa prima missione dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo che arriva ad Antiochia di Pisidia e quando chiedono a lui la parola in un incontro nella sinagoga, lui annuncia la parola del Signore come ricordando tutte le gesta, le grandi opere di Dio in favore di Israele in vista di Gesù Cristo. Paolo che non porta una parola sua, ma porta la parola del Signore. Ricorda a quella gente le opere del Signore, la sua promessa, e la sua promessa che non è rimasta nel passato, ma che è stata compiuta, realizzata nella persona di Gesù Cristo. Questa è l'opera che dobbiamo realizzare noi, questa è l'opera della Chiesa, questa è l'opera di ogni battezzato. E concludo, ecco, c'è quest'ultimo punto del Vangelo di oggi, perché Gesù, dopo di aver così ricordato ai discepoli che non siete a nome vostro, ma a nome di chi vi l'ha mandato è più grande di voi, il Signore dice, non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura, colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ossia, Gesù sta annunciando e svelando la realtà, la figura del traditore. E questa realtà non riguarda soltanto a lui, ma riguarda anche a noi, riguarda anche la Chiesa. Perché anche noi ne subiamo le stesse cose, viviamo questa stessa realtà. Come abbiamo detto in questi giorni, esiste anche il gregge che non appartiene. Questi che si alzeranno contro di noi. Quando noi li faremo del bene, li serviremo, questi si alzeranno contro. E il Signore dice, ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. Queste parole sono meravigliose perché ci fanno comprendere la grandezza dell'opera di Gesù Cristo, la grandezza, la vittoria della croce sul mare, perché il Signore sta annunciando, dicendo che verranno qualcuno contro di voi, qualcuno si alzerà contro di voi, ma quando questo avverrà, ecco lì saprete che io sono, perché ve l'ho detto già prima, ve l'ho preparato.
E quindi la presenza stessa del nemico, la presenza stessa di chi si alza contro è prova che Gesù Cristo è il Signore ed è prova che Lui è per noi. Non si alzano contro di noi, ma si alzano contro quello che ci ha mandato. Se si alzano loro è perché il Signore sta con noi. Ecco perché siamo chiamati in questo momento ad avere fede e fiducia, perché il Signore è con noi, non siamo soli nella battaglia, non siamo soli in questa missione. E quindi a questa realtà che il Signore Gesù già li sta preparando, e noi, Suoi discepoli, i Suoi figli, la Chiesa, i battezzati, siamo chiamati a fare che cosa? In questi momenti, in questa realtà, fare come Gesù Cristo ha fatto, manifestare l'amore, la misericordia, il perdono, per salvare, per riscattare questi che si alzano contro e non sanno quello che stanno facendo. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti, una buona giornata e alla prossima. Ciao.